Buonasera dal Palace Accon con coach Marco Mian al termine di una partita decisamente intensa. Marco, complimenti per la vittoria e complimenti per aver raggiunto il primo obiettivo stagionale molto importante, l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia. Sì, ciao a tutti. Intanto io giro i complimenti immediatamente alla squadra, perché venivamo da una prova incommentabile, come abbiamo già detto, e non è mai facile dopo partite del genere. È chiaro che c'è una voglia di rivalsa, però non sai mai l'energia dove si incanala. Stati bravissimi il primo tempo a tenerla nel piano partita, poi loro nel secondo tempo hanno usato tanta fisicità e noi questa l'abbiamo un po' subita, carichi anche di falli, state le rotazioni un po' particolari. Però ripeto, faccio i complimenti. Purtroppo non sono le Final Eight, ma abbiamo lo spareggio, penso con Vigevano per entrare alle Final Four, perché quest'anno la formula è Final Four, però andiamo là e sono contento che abbiamo raggiunto comunque il primo obiettivo che ci eravamo prefissi. Final Eight comunque era inteso nel senso delle prime 8 squadre in Italia al fine del girone di andata, e sicuramente un obiettivo che la Rucker inseguiva da anni, accarezzato in periodo pre-Covid, elevato a causa del Covid. Comunque, insomma, oggi possiamo festeggiarlo. E un primo tempo eccellente, poi ovviamente Padova ha alzato i giri in difesa e anche il livello dei contatti, e ne è venuto fuori un match riaperto. E nella sofferenza la Rucker è riuscita comunque, anche grazie a un eccellente Matteo Nicoli, facendo un nome e un cognome stasera, Marco, a rimettere il naso avanti, o per meglio dire a mantenere un vantaggio abbastanza di comodo, diciamo così. Sì, beh, secondo me la partita bene o male è sempre stata in controllo. Chiaro che in un momento delicato sul più 8, mi sembra, se non ricordo male, lui è quello che poi ci ha riportato in doppia cifra e ha avuto, scusate il termine, le palle, e gli faccio i complimenti anch'io. Ripeto, il primo tempo secondo me è super, il secondo tempo non ci siamo un attimino adeguati a una tonnara vera e propria, parliamo chiaro, cioè non giudichiamo gli arbitri, però era una tonnara e noi l'abbiamo subita, dobbiamo essere un po' più scaltri su queste cose qua. Marco, reazione c'è stata dopo la debacle di Monfalcone, una reazione di Padova ovviamente ha messo un po' di pepe fino alla sirena finale, da valutare le condizioni di Sanguinetti che nella penultima azione la caviglia si è girata, veramente incrociamo le dita perché speriamo che non sia nulla di grave. Speriamo di sì, diciamo che t'ho commentato prima che partisse l'intervista, non riusciamo a essere felici fino alla fine, contenti per il raggiungimento dell'obiettivo, però mi dispiace per la scavigliata di Sanguinetti, speriamo che non sia niente di grave, facciamo un in bocca al lupo subito. Marco, grazie, complimenti, e tutto per Streaming Sport da Palace Accon, buonasera. Ciao a tutti.